Carlo Rizzari, ho 30 anni e da 10 anni faccio parte dell'orchestra dell'Accademia, sono sostituto al concertino dei primi violini. È stato facile per me 10 anni fa vincere questo concorso perché erano pochi i partecipanti. Oggigiorno le richieste per un concorso del genere sono addirittura centinaia ed è quindi difficile poter sostenere un esame del genere. La disoccupazione purtroppo ha raggiunto anche il nostro campo e so di giovani colleghi che escono dal conservatorio col diploma che sono costretti addirittura a fare un altro mestiere. Buon pomeriggio dagli studi RAI di Napoli. Note senza futuro, questo è il titolo della puntata odierna di In Italia Cultura. E il giovane che abbiamo sentito, intervistato da Franca Cosentino, sembrava piuttosto amaro su un futuro da professionista della musica. Ne parleremo con due ospiti. In studio con noi a Napoli abbiamo Massimo Farnioli, direttore artistico della nuova orchestra Scarlatti. In collegamento poi da Milano c'è Marcello Abbado, direttore del Conservatorio Giuseppe Verdi. Buon pomeriggio. Parleremo con loro fra qualche minuto, dopo il primo contributo filmato, che riguarda l'Accademia Santa Cecilia di Roma. Vediamo. Siamo grandi consumatori di musica leggera, ma non solo. Agli italiani, per storia, tradizione e cultura, piace molto, per fortuna, anche suonare. Sono ben 50 i conservatori che ogni anno sfornano musicisti in erba. Quella della musica per tanti giovani, oltre che una passione, è anche una speranza di realizzazione. Sappiamo che l'ambiente italiano non è che sia molto favorevole alla valorizzazione della musica classica, tra virgolette. Però ecco, fidando in una preparazione buona, quando uno esce da qui si presume che riesca a trovare del lavoro. Ma in quanti concretizzano i sogni? Sappiamo che si sono sciolte orchestre, sappiamo che si sono sciolte delle formazioni corali, sappiamo praticamente che negli ultimi anni c'è stato un impoverimento della vita musicale italiana catastrofico, non trovo altro termine. Il livello poi dei diplomati del conservatorio purtroppo è molto basso. È molto basso perché ci sono carenze nella formazione, ci sono carenze, diciamolo anche con chiarezza, nella scelta dei docenti che segue dei criteri che non sempre sono qualitativi e quindi noi vediamo questi giovani diplomati, certe volte lo vediamo alle audizioni, noi facciamo audizioni certe volte per posti di aggiunto di viola, eccetera, si presentano 60, 70, fino a più di 100 candidati e non riusciamo a dichiararne idonei se non uno o due. Una sola sala per concerti, l'Auditorium di Santa Cecilia, di proprietà del Vaticano, circa 2.000 posti. Eppure il pubblico è sempre più numeroso, 200.000 persone ogni anno per 180 serate che d'estate si trasferiscono a Villa Giulia. Dopo decenni di chiacchiere, la legge per Roma Capitale, forse, dovrebbe consentire la realizzazione di una nuova grande struttura al Villaggio Olimpico per 5.000 posti. Abbiamo formato un coro giovanile, per ora di dilettanti, stiamo per formare anche un'orchestra giovanile. Nel nuovo auditorium potrà avere un suo spazio. Nonostante una politica di scarsa attenzione verso la musica, il talento italiano prorompe ugualmente. Pensiamo a direttori d'orchestra del calibro di Abbado, Muti, Sinopoli. Daniele Gatti, poco più di 30 anni, direttore a Santa Cecilia, è stato ingaggiato a partire dal 96 alla Royal Philharmonic Orchestra di Londra. Nel nostro paese abbiamo bisogno di sale da concerto e perché c'è molta fame di musica. Le orchestre straniere non vengono molto volentieri a suonare nel nostro paese anche proprio per questo motivo. Si costruiscono gli stadi a tempo di record, io non voglio essere polemico col mondo dello sport, il mondo del calcio che è tutt'altro naturalmente, tutt'altri problemi, però chiaramente nel nostro paese abbiamo bisogno di sale da concerto e perché c'è molta fame di musica. Le orchestre straniere non vengono molto volentieri a suonare nel nostro paese anche proprio per questo motivo. Farnioli, lei concorda sulla povertà delle sale musicali e sulla fame di musica degli italiani? Io concordo sul fatto che ormai sono pochissime le occasioni per ogni giovane musicista di immaginare concretamente un futuro professionale nell'ambito della musica in Italia. Noi stessi siamo stati vittime di un azzeramento proprio delle occasioni musicali. A Napoli, sappiamo tutti, è stata disintegrata l'orchestra Scarlatti dalla RAI. E infatti i nostri sforzi sono quelli di ricostituire questa orchestra
e di cercare in questo modo, perlomeno per il sud, per Napoli e per tutta l'Italia meridionale, dove non esiste un'orchestra stabile che sia questa riconosciuta. Questa fame di musica può forse essere individuata geograficamente, esiste un sud o un nord più noi stiamo scomparendo un poco dalla mappa musicale europea del sud Italia, nel senso che non essendoci un'orchestra in questa zona geografica del paese, veramente alla fine la preoccupazione è che si assottiglierà sempre di più la domanda di musica, cioè non avremo più il pubblico perché non ci saranno più occasioni, lo stiamo già verificando. Abbado, da Milano, problema pubblico, fame di musica, lei come la vede? Ma io vorrei adesso innanzitutto puntualizzare alcune cose che sono state dette poco fa. Sì. Sono d'accordo che ci sia stata la disintegrazione di alcune orchestre, un delitto. Sono invece meno d'accordo quando si dica che il livello dei diplomati e dei conservatori è basso. Mi sembra molto più preciso dire è molto variabile il livello dei diplomati. Si va dal basso all'altissimo, altrimenti non si spiegherebbe il fatto che alcuni giovani diplomati di conservatori italiani o addirittura alcuni studenti vincano il primo premio di concorsi internazionali importantissimi. Questo significa che c'è certamente il giovane di talento, il grande maestro, la grande struttura. Come mai questo pessimismo? È una carenza strutturale? Dunque, premetto che riconosco di essere terribilmente ottimista, ma in questo caso vorrei essere invece obiettivo, perché quando affermo queste cose, cioè che vi siano giovani che si affermano molto presto, in giovanissima età, è una cosa reale, non è una mia supposizione. Così anche vorrei che non si dicesse che i conservatori diplomano musicisti in erba, perché se dovesse essere solo erba sarebbe troppo poco. I conservatori devono formare i musicisti, il musicista che esce dal conservatorio deve essere in grado di inserirsi a livelli professionali. E do subito un esempio. A Milano esiste da 2 anni e mezzo la grande orchestra sinfonica Giuseppe Verdi, che non è orchestra milanese, è orchestra internazionale. Costituita però in gran parte da diplomati dei conservatori italiani. Si sono presentati oltre 700 giovani, è stato costituito un grande organico di 115 musicisti, di età variabile dai 18 ai 25 anni, tutti diplomati. È evidente che ci sono state delle grandi sorprese molto belle, molto positive, e anche alcune delusioni. Le belle sorprese sono state quando, al contrario di quello che affermano alcuni, che ci sia un nord, un sud o un centro d'Italia, abbiamo constatato che anche dal sud provengono ottimi giovani di grandissimo talento, benissimo. Evidentemente molto ben preparati dai loro docenti. La interrompo, il discorso è interessante, ma la interrompo per lanciare un paio di servizi che sono pertinenti al discorso che stiamo facendo. Due realtà geografiche e musicali diversi, conservatori di Bologna e di Cosenza. Vediamo. È stata la prima scuola di musica costituita in Italia dal pubblico potere, nata il 30 novembre 1804 come liceo filarmonico. Per le sue aule sono passati, fra i grandi, Rossini, Donizetti, Martucci, Livia Bella e quel padre Giovan Battista Martini di cui oggi il Conservatorio di Musica Bolognese porta il nome. 600 allievi italiani e stranieri dai 9 anni in su per l'anno scolastico 94-95, 115 docenti, una trentina di corsi, una sede prestigiosa, anche se assai degradata, nell'ex convento agostiniano di San Giacomo. Convenzionato col comune, il Conservatorio di Bologna è una componente viva del tessuto culturale cittadino, positivamente collegata anche all'attività del teatro comunale. Secondo i nostri nuovi criteri, moderni criteri, vorremmo che il conservatorio fosse considerato non solo un centro di didattica, ma un centro di produzione musicale, così come abbiamo già cominciato a fare attraverso i laboratori, i centri di didattica, di ricerca e di sperimentazione. Ma non sono tutte rose, soprattutto per il futuro dei ragazzi, anzi. È vero, maestro, che c'è una crisi occupazionale anche nel settore musicale? Sì, la crisi si avverte già da alcuni anni, anche perché ogni anno escono fuori diversi, molti diplomati, ma invece i posti di lavoro sono sempre meno, naturalmente, anche se ci sono degli sbocchi sulla musica contemporanea e su altro genere. Direi che quasi inversamente proporzionale al numero degli allievi che ogni anno si diploma. Insomma. Allora, come mai persiste e quasi si allarga il fascino delle discipline musicali? È una necessità interiore, forse. È una scelta che considera anche l'aspetto economico o no? Beh, si pensa anche a quello. Si pensa che meglio questo che una laurea?
Dipende, per me sì. C'è una vocazione interiore fin da quando eri piccolo? Sì, è una tradizione di famiglia suonare. Sei bolognese? No, io sono addirittura straniero, sono dalla Repubblica di San Marino. L'ambito della musica elettroacustica, elettronica, è abbastanza anche sviluppato nei conservatori, soprattutto d'Europa, quindi c'è più possibilità anche di scambi interculturali fra un conservatorio e l'altro. Il mio zio suona questo strumento, allora io da piccola lo sentivo suonare, mi piaceva tantissimo e ho deciso anch'io di suonare il violoncello. Ecco, l'aspetto economico è l'ultima cosa a cui ho guardato, anche perché è fatica trovare da lavorare con questi strumenti, quindi è più la passione che l'aspetto economico, perché purtroppo i musicisti sono poveri. Dal Conservatorio Musicale di Cosenza, istituito nel 72, sono passati oltre 4.000 allievi, 1.000 i diplomati, di cui 600 in pianoforte, seguono chitarra, canto, percussioni, violino, violoncello, fagotto, oboe e poi ancora clarinetto, tromba, trombone. Finora i giovani musicisti hanno avuto come sbocco principale l'insegnamento. Tanti ragazzi sono emigrati e non solo per perfezionarsi, perché ad esempio il Rendano, riaperto nel 67 e poi elevato nel 77 a teatro di tradizione, non ha ancora un'orchestra né un coro stabile, ma adesso qualcosa sta cambiando. Come conservatorio ci siamo attivati per la costituzione di un'orchestra e coro stabile del conservatorio, costituita dagli allievi frequentanti, oltre ad allievi tirocinanti, cioè già diplomati presso questo conservatorio, e con l'ausilio anche di alcuni docenti della stessa istituzione. E anche l'amministrazione comunale ha varato un progetto coro per il quale sono aperte le selezioni. Intitolato a Stanislao Giacomo Antonio, il conservatorio può essere considerata la creatura del figlio del musicista, il maestro Giuseppe, che ne fu il primo direttore, cui seguirono altri 6 fino all'attuale, in carica da 7 anni. La tipicità della scuola comporta una serie di problemi, innanzitutto di carattere amministrativo-finanziario. Non hanno vita facile neppure gli insegnanti. Noi che insegniamo nei conservatori, abbiamo bisogno di una certa autonomia per poter gestire il nostro tempo che impegniamo appunto nelle nostre attività artistiche. E spesso le leggi ci rendono impossibile tutto questo. E per gli allievi resta l'incertezza di un futuro che ognuno comunque si augura radioso. Il tuo idolo, chi ti ispiri? Pavarotti, forse ormai no? Sì, Pavarotti. Ah, lo vedi, insomma, anche dall'aspetto, no? Probabilmente ti ci avvicini. Per anni in locale di fortuna, il conservatorio musicale avrà presto una nuova sede nell'ex caserma Garibaldi, già convento del XVII secolo. E l'atmosfera del chiostro richiama subito alla mente lo scenario di un concerto all'aperto. Farnioli, sbocchi professionali ne esistono, al di là del valore dei singoli? Ma se lo Stato non crea occasioni, non crea strutture sociali, l'orchestra è una struttura sociale, se le abbatte invece di costruirle sarà difficile che questo possa avvenire. Poi in una regione del paese già così discriminata per altri versi, azzerare anche queste possibilità di vita e di cultura, non vedo quale altre possibilità ci saranno. Abbado, gli sbocchi professionali, forse completando il discorso che stava facendo prima. Ma certamente devono esserci anche iniziative personali. Ad esempio, molti giovani qui a Milano si sono riuniti in gruppi da camera, dando anche vita a un'attività che molto tempo fa non esisteva o era limitata a pochissimi complessi. Oggi invece c'è questa volontà di far musica, anche perché il pubblico segue in una maniera molto superiore al passato tutta l'attività musicale in generale e in particolare l'attività dei giovani. Quindi io continuo a vedere con molto favore lo sviluppo dei giovani e del resto anche gli interventi che abbiamo ascoltato poco fa dagli studenti ci dimostrano che i giovani vogliono fare musica anche se si rendono conto che ci siano delle difficoltà economiche, cioè il loro scopo, la loro meta non è guadagnare, ma far musica, perché ne sentono il bisogno, la necessità. Vediamo ancora un servizio filmato su un'altra realtà di un conservatorio musicale, Pescara. È
Professione pianista. Sulla questione hanno discusso per 3 giorni a Pescara esecutori, docenti, compositori giunti da tutta Italia. Tra poche luci e molte ombre sono emersi 3 ordini di problemi: l'occupazione, la necessità di rinnovare il repertorio, quella di adeguare i programmi dei conservatori. Un adagio quest'ultimo, la metafora è d'obbligo, più volte reiterato, che ha infine fatto emergere un concetto forse temuto ma che rovescia un modo di intendere ultradecennale: combattere l'egualitarismo. Noi oggi nei conservatori abbiamo l'aspirante al buon dilettantismo e abbiamo l'aspirante al concorso pianistico, quindi alla professione. Queste 2 cose non si possono mettere insieme, c'è un divario, ci sono secoli di distanza tra questi e di repertorio, ma soprattutto anche di apprendimento di livello tecnico, quindi bisogna assolutamente avere il coraggio di tornare all'elite. Cosa faranno allora i tanti giovani allievi e neodiplomati? Quasi 800 sono le classi di pianoforte nei conservatori italiani, è stato detto, mentre manca l'alto perfezionamento. E sull'altro versante, quello dell'elite, si può diventare concertisti avendo talento, contando sui conservatori così come sono, un giovane e promettente esecutore? Io credo che quel luogo comune secondo cui in qualche modo si nasce artisti sia vero. Io non so se sono un pianista bravo, so che non mi ricordo di un'età della mia vita nella quale non suonassi. L'atmosfera tra un intervento e l'altro creata da un violino e un pianoforte poteva forse ingannare. I problemi sono invece tutti emersi, con un proposito chiaro però, quello di ridare al pianista la sua professione, che è quella della capacità di comunicare la musica al livello che le compete. Abbiamo visto finora 4 contributi filmati da tutta Italia sui conservatori e ne esistono 50 nel nostro paese. Vediamo ora un altro aspetto, quello della memoria musicale, una grande biblioteca musicale, quella del Conservatorio di San Pietro a Maiella, a Napoli. In che condizioni è? In condizioni purtroppo disastrose, come il servizio che ora manderemo in onda purtroppo dimostra. La sala Rossini della biblioteca del Conservatorio San Pietro a Maiella. Una delle biblioteche più importanti del mondo, un archivio musicale che è meta continua di studiosi, di musicologi che vengono da tutte le parti. Una biblioteca con tanti problemi per un motivo... Subire dei danni e certamente le condizioni attuali sono non tali da garantire una perfetta conservazione, per cui si sta lavorando e ci auguriamo che si possa al più presto risolvere il problema anche della conservazione. Il patrimonio e possiamo garantire in maniera molto più sicura la conservazione, certamente continuare così è colpevole, perché noi... Sono passati 7 anni da quella prima intervista al sovrintendente del San Carlo, Francesco Canessa. 4 da quando il direttore del Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli, Filippo Zigante, spiegava la chiusura della biblioteca. 12 mesi da quando racconta, sconsolato, che non è cambiato nulla. Oggi il problema, antico, è ancora lì. Un inestimabile patrimonio musicale e culturale abbandonato a se stesso. Ma diamo qualche cifra per dare un'idea dei tesori che rischiano un irrimediabile degrado. Nella biblioteca del Conservatorio napoletano sono conservati 300.000 documenti, 28.000 dei quali manoscritti. Di questi 12.000 sono autografi e stiamo parlando di partiture scritte di pugno da Mozart, Bellini, Donizetti, Verdi e dai tanti autori di quel Settecento napoletano portati di recente a nuovo splendore dalle ricerche di Roberto De Simone. Ma De Simone è uno dei pochi studiosi che abbiano accesso al tesoro di San Pietro a Maiella. La legge mette sullo stesso piano le biblioteche scolastiche e quelle dei conservatori. Orari di consultazione ridotti, personale non specializzato, materiale non catalogato e, quel che è peggio, conservato male. Abbandonati all'umidità e alla polvere, alcuni dei preziosissimi documenti potrebbero in breve tempo letteralmente disfarsi. In altri casi, come accadde nel giugno dell'anno scorso, un anonimo appassionato può tranquillamente rubare un'antica partitura e andarsene così come è entrato. La soluzione? Un nuovo statuto per i fondi musicali, che preveda personale apposito per la schedatura e la gestione di questa ricchezza culturale. A Napoli si conserva il maggior numero di documenti e i più preziosi. Fagnoli, quasi non ci sono parole, di una tristezza inaudita quello che abbiamo sentito. Che poi tutto questo si traduce nell'atto di un concerto, quando i musicisti immaginano la nuova orchestra Scarlatti, che ha avuto il coraggio, dopo che la RAI aveva azzerato appunto questa possibilità, di ritrovarsi insieme, di mettere in secondo piano problemi finanziari che da queste parti poi non è che siano così ineludibili, e trovarsi nella magia, l'incanto, il rapporto col pubblico festosissimo, numerosissimo. Allora dico, perché non incoraggiare questa tendenza, visto che esiste di base?
Il problema adesso è soltanto legislativo, burocratico. Bisogna vedere cosa succede nelle commissioni centrali musica del Ministero quando si stenta a dare dei riconoscimenti a istituzioni o comunque strutture che stanno dando prova di grande credibilità sul piano artistico, professionale e soprattutto sociale, visto che ci troviamo in una realtà così degradata come Napoli e il Mezzogiorno. Abbado, a quanto pare la Biblioteca Musicale di Napoli è l'emblema massimo di uno sfascio della memoria che non conosce limiti. Certamente è una situazione drammatica, tristissima. Però evidentemente io ho anche il privilegio di poter esprimere una situazione completamente diversa che quella della Biblioteca del Conservatorio di Milano. Abbiamo oltre 500.000 volumi, 120.000 sono stati catalogati col computer utilizzando 36 operatori che ci ha mandato il Ministero dei Beni Culturali con i 36 computer. Hanno lavorato per anni. Ed è una iniziativa particolare perché ci permette poi di avere i collegamenti in tempo reale con le principali biblioteche e in tempo immediatamente futuro con tutte le biblioteche più importanti anche extraeuropee. Merito di questo è dovuto alla dottoressa Agostina Laterza, la quale nonostante le carenze di leggi, nonostante le carenze di mezzi, nonostante le carenze di personale, è riuscita a compiere il miracolo. La storia della musica è materia importante per un musicista. Fondamentale. In che modo introietta la tradizione, al di là della esecuzione strumentale? Ma io vedo che nella Biblioteca di Milano, accanto agli 80-100 studiosi che intervengono ogni giorno da tutte le parti del mondo, vi sono non solo i docenti del conservatorio, ma moltissimi studenti. Evidentemente una biblioteca che funzioni dà un apporto culturale enorme e quindi la storia della musica non è più letta su un testo, ma di un testo scolastico, ma letta sulle opere musicali. Farnioli, pubblico o privato, quale dei due settori è più abbordabile per chi voglia fare musica di professione? Secondo me dovrebbe esserci una perfetta integrazione fra questi due mondi, è fondamentale questo. Non è possibile immaginare che lo Stato si accolga da solo l'onere di una strutturazione di questo tipo, di un'orchestra, in questo caso stiamo parlando di Napoli, anche perché credo che la situazione, diciamo, a Milano e in Lombardia sia leggermente diversa, ci sono altre orchestre nella città di Milano, appunto. Napoli ha una situazione particolare, ma direi tutto il Mezzogiorno, e prima l'orchestra della RAI assolveva un po' questa funzione, anche come polo di produzione musicale, radiofonica e televisiva. Quante volte siamo andati in diretta europea, in Eurovisione, con concerti prodotti da Napoli, da qui dall'auditorium della RAI. Quindi questo è quello da, secondo me, da incoraggiare. Abbado, stessa domanda a lei per chiudere, quindi brevemente. Ma io ritengo molto significativo che oggi sia proprio la RAI ad aprire un dibattito in certo. Cui noi musicisti lamentiamo che la RAI abbia chiuso le orchestre. Perciò vorremmo augurare che la RAI faccia una riflessione e riapra quelle orchestre che aveva distrutto. Sperare non costa nulla. Ringraziamo i nostri ospiti, Marcello Abbado da Milano, Massimo Farnioli da Napoli. In Grazie. Italia Cultura si conclude qui. Arrivederci. Thank you.